Salve a tutte e tutti. Innanzitutto vi auguro un buon 1º maggio. Oggi giovedì 2014. Ieri ho fatto un video e sono riuscito a caricarlo. E questa mattina apro la tele, l'accendo. No, non è che la smonto, no. L'apro, la e vedo la manifestazione del 1º maggio a Roma, sempre la stessa gazzarra, piripi piripi piripi, le bande musicali, e in quel momento stavano suonando, che in prima fila tutta c'era un mucchio di musicisti, ci avevano tipo la gonna o il kilt. Vabbè, però erano italiani, non erano scozzesi o della Galizia o gallesi. E nulla di nuovo, perché sempre cose sensazionali le hanno fatte in tutti questi anni, da quando io ero piccolo. Sempre il 1º maggio devono fare canzoni cosiddette di protesta. Diciamo per identificare il pubblico, ma si trasforma in un carrozzone di piazza, in una kermesse, in un circo. Io infatti pensavo che fino adesso la società moderna ci avesse una grande droga di massa, la religione, oltre che naturalmente il calcio, che è la droga che più si usa oggi per placare le masse, più che la religione, che già è una nicchia per pochi credenti, che oggigiorno quasi tutti sono atei. Ma il calcio è diventata la nuova droga delle masse, il nuovo oppio. Infatti si gioca di domenica preferibilmente. E io ho sempre visto molti lavoratori e lavoratrici che spendono quasi tutti i loro soldi per il fanatismo del calcio. Ma adesso vedo che anche il 1º maggio è una droga del popolo, perché poi salta fuori un animatore a dire: e lo vedete tutti assaltati a saltare, che sembrano più persone andate lì da qualche movimento che non persone normali, non so, dei centri sociali. Però diceva questo animatore: lo vedete che noi sappiamo rappresentare le vostre necessità, i vostri pensieri, tutto quello che qua si canta rappresenta cose della vostra vita, della nostra vita. Sembrava un politico parlando. Tanto è così che avrebbe potuto essere anche un prete di un qualche culto, perché tutte le rappresentazioni religiose sono rappresentazioni che ritraggono eventi della vostra vita, della nostra vita, della società. Io non credo molto a queste cose. E poi sempre le solite stelle dello spettacolo, che a volte è tutto così popolare, così populistico incluso e demagogico, perché sono delle stelle che non hanno nessun problema a racimolare vari miliardi di lire, o adesso vari milioni di euro in un anno di tour, e quindi che poi fanno il verso al popolo, rappresentando i problemi della gente il 1º maggio. Non so, io il 1º maggio preferirei passarlo guardando i video di Travaglio piuttosto che questa demagogia gratuita, perché negli ultimi 20 o 30 anni i sindacati hanno rappresentato poco o nulla i lavoratori. È inutile poi che organizzino il 1º maggio. L'Italia sempre, anche prima di guardare il film, mi è sembrato Matrix, perché è una finta opposizione funzionale al sistema, un'alternanza che non ha servito a niente, perché in pratica si è clonata la Democrazia Cristiana nella sinistra. In pratica Craxi è stato il clone di Andreotti. E adesso sentire questi cantanti che dal pulpito, dall'alto del pulpito e dei loro stipendi milionari,
si trasformano in attori del disagio della gente, mi sembra un po' strano. Non è questa la maniera in cui si dovrebbero trattare i problemi dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia, facendo una festa per perdere tempo e pensando che le canzoni aiutino a creare una coscienza migliore, perché poi magari i politici, vedendo come la gente sostiene certe idee, cambiano il loro modo di fare. La sinistra purtroppo non sta nelle piazze, nei cortei e nei concerti del 1º maggio, che sono così atti folclorici. La sinistra sta governando adesso con Renzi. E non vi scordate che Silvio Berlusconi è il più critico di Renzi, ma è interessante come lo critica, perché ha detto: ma non è possibile, si deve calmare, sta facendo molte delle cose che se avremmo fatto noi ci avrebbero criticato. Lui è troppo estremista, io mi sarei moderato, cioè gli sta dicendo che è più berlusconiano di Berlusconi, ma questo non se lo dice solo la sua base o i suoi alleati, se lo sta dicendo il proprio Silvio Berlusconi. Moderati. Perché mi stai uscendo più berlusconiano di me. Allora c'è poco da fare, poco da deviarsi e credere che festeggiare nelle piazze con musica di tendenza il 1º maggio sia fare realmente qualche cosa di utile, solo una perdita di tempo. Perché cantano bella ciao, sempre il 1º maggio. Ma sempre con le leggi che hanno sfavorito i lavoratori di precarietà e di tutto, e quelle leggi le difendono la sinistra al Parlamento e nel Senato. Poi mandano i soliti cantanti e organizzatori a far cantare Bella Ciao e a far incazzare la gente per le piazze. Ma la sinistra è molto più burocratica e tangentista, o ugualmente burocratica e tangentista, che la destra. Morendo la democrazia cristiana non è scomparsa, ma si è rifugiata nei due poli. E adesso più che mai è viva in tutti i settori politici, alti, bassi, e in tutti i partiti politici. Quindi si è più omologata alla politica che nel passato. Basta vedere che a frenare Tangentopoli e Mani Pulite sono stati i politici. Questo Travaglio lo dice. E quindi ecco, a me la kermesse del 1º di maggio con organizzazioni e associazioni sindacali e di sinistra, attivisti, centri sociali che vanno lì a ascoltarsi le canzoncine e anche O Bella Ciao, come se realmente il paese si cambia così, e poi le stesse organizzazioni che nei palazzi del potere regionale, provinciale, comunale, a livello di Stato, nel Senato, nel Parlamento, non fanno nulla, anzi, si alleano con la destra per varare leggi che loro in piazza populisticamente e demagogicamente combattono. Quindi, io non ho voluto ascoltare quel locutore, come dire, quel presentatore che diceva: "Vedete come i nostri temi riflettono i problemi della vostra vita". Ma chi l'ha detto? Sono fantocciate, sono astrazioni. In realtà, la sinistra già non rappresenta nulla, neanche se stessa, si dividono. E poi, ecco, i lavoratori non si rappresentano in piazza, ma nelle istituzioni e nei palazzi di potere. Lì è solo un perdere tempo, un caricare la testa alla gente facendogli credere che basta dirle le cose e cantarle. Ma poi che fanno i vari Renzi o Bertinotti o Bersani? Fanno lo stesso che Enrico Berlinguer? No! E allora che serve cantare in piazza? A perdere tempo e poi a fare dell'industria culturale, a vendere dischi. Cantanti milionari che si vestono da straccioni, che fanno che sono del popolo. Ma io ci credo poco a questo. Ci occorrerebbe una politica seria come nel centro e nel nord Europa. Dove sì che la sinistra, anche se non è comunista, che è socialdemocratica, è sinistra. Beh, comunque, bando alle ciance. Oggi vi volevo solo dare i miei auguri per una buona festa, 1º maggio, festa dei lavoratori e del lavoro.
lavoratori disoccupati e ora a rischio di non avere più la cassa integrazione. Prima erano a rischio di cassa integrazione, adesso questo rischio non ce l'hanno, ce l'hanno il rischio di non ricevere più una lira o un euro. E festa del lavoro, lavoro che non c'è, o è mal ridistribuito, o è nero o è precario. Però sono riuscito a parlare di tutt'altro ancora, come la festa del lavoro sia diventata nelle mani dei burocrati, tanto di sinistra come di destra, un oppio del popolo. Non c'è nulla da festeggiare. Il 1º maggio dovrebbe essere il giorno delle rivendicazioni del lavoro, non della festa del lavoro, come dire, lasciar fare, lasciamo stare. Che la vita bella festeggiamo. Che cosa dobbiamo festeggiare? La classe politica che abbiamo, tutta, sì, come avrebbe fatto Robespierre, dobbiamo festeggiarla. Beh, un'altra volta parlerò di un altro oppio, del popolo. Delle religioni si è molto parlato, del 1º maggio quasi niente. Ma del calcio resta ancora molto da dire. Ciao, buon 1º maggio dal vostro Sant'Enchan. Magari questo video non lo vede nessuno. Io l'ho registrato solo perché sentivo di dover dire queste cose. Arrivederci.